Curare le patologie dell'apparato scheletrico, sia quelle di natura degenerativa, artrosica, infiammatoria, sia quelle causate da traumi. L'unità operativa di ortopedia dell'ospedale Santa Maria del Prato di Feltre, diretta dal dottor Stefano Di Fabio, è un'eccellenza a livello nazionale nella diagnosi e nel trattamento dei disturbi che colpiscono le articolazioni, quali anca, ginocchio, spalla, gomito, grazie ad un team altamente specializzato e multidisciplinare. Qui l'ospedale ha tutti i servizi che servono per noi ortopedici, perché abbiamo l'anestesia, la rianimazione, la cardiologia, l'unità coronarica. Cosa vuol dire? La possibilità di fare ogni tipo di intervento, da quello più semplice, che può essere quello in day week surgery, a interventi più complessi come la protesica, le revisioni e anche la grande traumatologia. Quindi questo permette ovviamente di svolgere l'attività ortopedica e traumatologica a 360 gradi. Punto di riferimento regionale, in particolare nella chirurgia della spalla, attraverso tecniche all'avanguardia e strumentazioni di ultima generazione. Abbiamo la possibilità di avere strumentari dedicati per trattare i difetti del singolo paziente a costi molto contenuti. Abbiamo la possibilità di fare una navigazione intraoperatoria, tutte tecnologie che abbiamo iniziato a utilizzare anche qui a Feltre e che ovviamente implementeremo, fino ad arrivare addirittura a impianti custom made, cioè fatti su quel paziente, quindi un impianto fatto solo per il signor Rossi, per trattare difetti gravissimi. Quindi noi possiamo fare dall'artrosi standard fino alle artrosi estreme con un'usura importantissima dell'osso, siamo in grado di trattare ogni caso. Fondamentale poi per il paziente la fase post-operatoria, con percorsi di rieducazione specifici e personalizzati, perché l'obiettivo è riportare la funzionalità locomotoria al miglior grado possibile. Non basta l'intervento chirurgico, bisogna far bene anche tutto l'iter riabilitativo, e questo è una cosa fondamentale, ovviamente in collaborazione con il reparto di riabilitazione dell'ospedale di Feltre e Lamon, con cui ovviamente si collabora in maniera stretta. Si riesce a lavorare in squadra ottenendo un risultato molto molto buono, e questo permette ovviamente di fare numeri e quindi di dare anche qualità. Il paziente deve sentirsi accolto e in buone mani in tutto il suo percorso, dalla diagnosi alla cura e anche oltre. E l'ospedale di Feltre, grazie all'esperienza e competenza dei suoi medici, è un fiore all'occhiello della sanità.